Brutta sconfitta degli Sheffield di Cillari, che è successo? Non lo so perché manco me l'aspettavo io. Cioè, perlomeno conosciamo i Portogruaro, visto che già li abbiamo incontrati per ben due volte, però sapevamo che erano una squadra tosta, ma non me l'aspettavo neanche io. Complimenti a loro, anche se noi oggi comunque potevamo fare sempre qualcosa in più, ma non l'abbiamo fatto. Ma per quel qualcosa in più cosa manca? Gioco? Sì, sicuramente, quello che intendo io appunto è il gioco, lo sanno pure loro. Il problema è praticardo. Anche un pizzico di... Magari l'assenza di Nelson, tre pali. Devo essere sincero, oggi l'ho sentita di meno, perché oggi secondo me Mario ha fatto una grossa partita. Anche se Nelson comunque è sempre Nelson. Certo. Mio portiere del campionato. Però oggi ci è mancato qualcos'altro, non penso solo il portiere. Passa l'acqua, si sta adattando a voi? Sì, sì, può fare di meglio perché noi siamo abituati a vederla giocare in un'altra maniera. Mm-hmm. Però fa sempre il suo dovere. Insomma, tutti comunque possiamo fare sempre meglio. Chi c'è da salvare oggi? No, vabbè, comunque io non le dico mai queste cose, Manuel, tu lo sai. Tutti e nessuno. Tutti e nessuno. Ieri in campo infatti, mi è piaciuta. No, vabbè. Ieri in campo Alessandro Vicci. Tutti, sì. Si dice qua Micica. Sì, Micica, anche De Lorenzo Peppe mi è piaciuto molto. Sì, in difesa. La difesa ha giocato poi vabbè, ovviamente Graffa due gol. Insomma, comunque. Anche un migliore non riesco a trovarla, anche perché nella sconfitta è sempre difficile. Anche trovarla. Un poco di sfortuna. Posso capire. Prossimo turno torna Nelson. E ci sarà un derby. Un derby particolare, sì, per voi. Sia per Passalacqua sia per noi. Che incontriamo a Barbaro, a Cetta, insomma. Speriamo innanzitutto di una bella partita e che ci riprendiamo. Anche per Passalacqua un derby. Sì, loro sono a quota 6. Loro sono molto galvanizzati dopo questa. Però noi prima o poi ci dobbiamo riprendere. Speriamo che sia proprio la prossima. Ho capito. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Tornate grazie a vincere, ancora, mi raccomando. Ciao. Portogruaro, ecco qua i due bomber, Lezio e Guaiardo, insieme all'allenatore e al russo. Allenatore lui, io non l'ho ex allenatore. Cos'è il mancino? Che cos'è il mancino? Scusa, io è una comparsa. Esatto, comparsa. Comunque, gran bella vittoria, Portogruaro, secondo di seguito. Tutto merito, a parte l'episodio mi sono dimenticato le scarpe. Questa proprio. Sono entrato dopo 20 Guaiardo, minuti, che ci combini? Che ci combini? Fortuna. Però almeno ha segnato. L'importante è che ha fatto il gol, l'abbiamo perdonato. Ringraziamo. È vero, ti sei fatto perdonare. Ringraziamo Guzio per le scarpe di Guzio, una 44. Non dite che le scarpe di Guzio mi hanno fatto vincere la partita, perché sennò no, ma occulta fa la rosa sport. No, in 40 troppo perché sennò non si può. 43. Comunque, tornando alla partita, com'è andata? Raccontateci. Un po' di sfortuna. Sfortuna. Cioè, diciamo che è stata una partita pure molto pallosa, abbastanza nervosa. Eccolo qua Sassano. Mania di protagonismo, ogni volta. Sassano che me parole di Garaffa, è stato dopato Sassano. Sì, io sempre dopato sono. Sì. Allora, stavamo raccontando come è andata la partita. Di protagonismo. Non è vero. Ti metti in mezzo. Oscuriamo. La partita invece parla di. Dai. No, abbiamo comunque offerta. La partita sofferta, non giocato molto bene, ci hanno messo in difficoltà. Noi ci abbiamo fatto. Comunque si è sentita molto la mancanza di Nelson, anche se il loro portiere di riserva è stato bravissimo. 30 anni. Puoi invece di voi sta andando bene questo campionato. Sì, abbiamo iniziato col piede giusto, spero di continuarlo. Lezio si è ripreso. Meglio prossima ci sono le scarpette verdi. E però se ci sono anche i Darkside, ragazzi. Ma quanto è forte la nostra difesa? Vabbè, abbiamo battuto di quanto? Nozzi. Darkside che oggi hanno perso di un gol, non sì, meritavano. Lo so. No, lo so, io mezzo gli buttavo, ci tirai da fuori, non mi sentivano. Cosa? Di tirare da fuori. Ah sì? Sì. Ma sempre una squadra un punto d'aria. Alla prossima dovrai. C'è con loro? No, non c'è Puglia. Come la vedete con quella prossima partita? Guarda, sarà dura perché è squadra ostica il Dark Side come sempre. Per me sono una squadra che può arrivare ai playoff tranquillamente. Okay. Guaiardo, mi raccomando, non dimenticarti le scarpe. No, la prossima volta spero di ricordarmela, perché tre anni bel gol lo portate sempre. La prossima volta siamo preparati. Guarda, se vuoi, guarda, potevo giocare con queste scarpe. Non so, guarda, se vedi. No, non sono Hypnis. Cioè, veramente scivolavo. Queste sono molto fashion, queste scarpe. Noi facciamo la boccia, Guaiardo. Vabbè, ora che siamo preparati, le portiamo a noi. La prossima volta ne hai portato un paio di scarpe in una. 44. Vabbè, ragazzi, dai. Ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Vediamo domani, Manuel. Ciao.